Buongiorno cari amici, per me è un piacere parlare con voi e spiegarvi un po', se posso, come arrivare al Do. Qualcuno di voi mi domandava ieri, mi diceva: maestro, come posso arrivare al Do perché ho una grande fatica, un grande lavoro? Non sono capace, bene? Questo non si fa da un giorno all'altro, credetemi. E bisogna di fare tanti tanti lavoro prima, e sempre situare la voce nel luogo nel posto giusto, e un altro giorno, molta pazienza. Un giorno gli dà tutto molto bene, al giorno seguente non andrà così bene. Perché? Perché la voce intanto non è abituata ad andare a questo punto esatto dove essere sempre. E è come un cavallo che si deve di frenare, eh? E dobbiamo di avere troppa attenzione, molta attenzione a come noi lavoriamo. Bene, io ho cominciato a studiare la tecnica del canto nell'anno 72, quando mi ha ascoltato Alfredo Kraus in audizione privata, e soffrì a essere il mio maestro in quel momento, me l'ha detto, e cominciamo a lavorare 3 anni seguito. Andava in Italia con lui, dove lui doveva cantare a Milano, a Trieste, a Torino, a Napoli, eccetera, a Roma, e intanto vedeva la sua tecnica, vedeva la sua maniera di cantare sul palcoscenico. Io imparava molto, e dopo noi lavoravamo insieme col pianoforte e facendo vocalizzi e cercando di portare la voce sempre a quel punto dove essere. E io voglio dire che dobbiamo lavorare le tre vocali che sono più importanti, che sono la I, la E e la A, I e A. E perché la I è la vocale, per me e penso che per tutti, la vocale più facile, perché è la che ha più brillo, più alta che gli altri. E dopo gli altri vocali devono essere nello stesso posto della I. I. Guardate che io non muovo la bocca appena muovo la bocca. I. E io sento la voce qui, sopra il naso. Mai nel naso, sopra il naso, la maschera. Mi diceva Alfredo: tu pensa, Enrique, che tu hai qui, nella fronte, qui, sopra il naso, c'è un piccolo buchino, un piccolo, e per qui va fuori la voce. E con la faccia come annoiato. Dunque lavoriamo. Questo sono un vocalizzo che cominciamo da grave e vamo facendo gradini nel mezzo tono, tentando sempre che tutte le vocali siano nello stesso posto, eh? Io vi spiego. Sopra il naso, no, non questo è la sale, questo non serve. Spero che capirai la differenza.
sempre lavorando, l'appoggio dell'aria, che non sia piano, deve essere come un violino si prendiamo l'arco e facciamo suona brutto, ma se facciamo è un'altra cosa, dunque la voce lo stesso. Pensate, io faccio come si per fare un piccolino portamento, molto piccolo, per aiutare a andare dalla I alla E. Per cercare la nota, per cercare la nota acuta. Tarara, la la la. Senza sforzo, dobbiamo pensare che la voce è algo, è una cosa molto eterea, non è pesante, non è mai pesante, è come, io non so come si dice, il globo dei bambini della, che apprendono l'aria, non so come si dice in italiano, che va con il fio e prendi. Globo lo chiamiamo noi alla Spagna. Una cosa, la voce leggerissima. E basta. Lo stesso, ogni nota è un gradini più ta 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 ta, come una scala, e dobbiamo di fare questo piccolino sforzo quasi sempre mentale. È facile, e così basta. Pensando alla voce molto alta, molto leggera, molto facile, e questo si può dire, ma all'ora di farlo e non è così di semplice, no? Però pensare molto facile, qui non ho bisogno di un sforzo muscolare, un sforzo. Stesso che abbiamo fatto prima. Prendiamo aria tranquillamente, abbiamo tempo, prendiamo per il naso e adesso.
Pan che tanta paura fa e che non deve essere così, eh? Deve essere una nota di più. No, e suona do, do, oh, oh. No, una nota di più dentro della scala, in la scala ta 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 ta, e arriviamo senza problemi. Prendiamo aria per il naso. E già l'abbiamo fatto. Se vogliamo, che dobbiamo farlo, se vogliamo mantenere questo do, la pila, per esempio, all'armi, o il Fausto, prendiamo un bel fiato e quando abbiamo preso la nota, zzz, da basso, la colonna d'aria manda fuori la colonna sonora, per cui, questo. Siamo al piccolino portamento senza abbandonare il posto giusto, il posto della I, senza abbandonarlo. I, I, e, da fuori. E come noi tenori dobbiamo di avere sempre mezzo tono di più, perché abbiamo la necessità di fare a tono, oggi non tutto il mondo lo fa a tono, e un'aria, la pila per esempio, o il Fausto, diciamo, dobbiamo avere una mezzo tono di più. Do, do sostenuto. Tranquillamente e andiamo già. Questo piccolissimo portamento. Adesso facciamo, per esempio, i puritani, facciamo la nota sostenuta. Io penso che questo, potrei capirlo bene. Bisogna di lavorare molto, bisogna di lavorare sempre, state attenti, che qualcun maestro, qualcuna persona che conosca veramente la voce e controlli, e ti un po' di quindi stare attenti, e perché il lavoro soprattutto è dell'allievo, non è del maestro. Il maestro deve essere un vigilante, possiamo dire, e un suggeritore che ti dica no, mi suona un po' forte, un po' brutta la nota, però forse lui non sa farla, il maestro. Per questo sempre andate vigilate sempre, eh? E siete voi stessi che dovevi sentire che la voce va bene o che la voce non va bene. Io si faccio, io so che questa nota non è buona perché sta indietro, sta in gola, e questo mi farà male, però io dico io.
nel mio senso musicale, nella mia proiezione, io sento che questa nota è buona, è brillante, e questa nota arriva alla platea, al pubblico. Benissimo, cari amici, qualcuna dubbia che possiate avere, io sono qui prestissimo per consigliarvi, se volete, e da momento niente di più. Ciao!